D'altra parte ci aspettavamo parecchia gente, visto che anche il blog è super frequentato, e poi insomma, voglio dire, non devo certamente sottolineare io la vostra attenzione il fatto che Simone, avendo vinto Sanremo, è attualmente super popolare. È giusto che sia così ed è bello che una canzone come la sua sia arrivata a vincere Sanremo. Un evento unico, l'abbiamo tutti quanti scritto, però è un evento unico perché per la prima volta da quando esiste il Festival di Sanremo, la canzone che vince, vince anche il premio della critica, quindi praticamente mette d'accordo una sala stampa solitamente super divisa su quello che è il giudizio popolare e il pubblico. È una canzone che, come sapete, nasce e vive di una storia importante legata a un argomento molto importante che Simone visita e vive a sua volta quotidianamente, comunque l'ha vissuto per parecchio tempo per portarlo poi tradurre in canzone. Io naturalmente non posso far altro che dirvi, non lo sentiremo solamente parlare ma anche suonare fra un po', e poi avrete anche l'occasione, se vorrete, di porre delle domande. Insomma, cosa ci puoi raccontare? Tante cose so, eh? Tante cose, non so da dove iniziare. Potrei partire con una cosa che volevo farvi ascoltare. Ci vorrebbe una musica, quindi magari mi accompagno con la chitarra. Rispondo alla tua cara lettera, da me tanto gradita. Mi trovo molto contento nel leggere la tua lettera, da me tanto gradita, dove sento che state tutti bene. Io sarei in perfetta salute di tornare a casa. Non vedo l'ora e il momento di tornare a casa per abbracciarvi tutti e baciarvi di cuore. Mi sembra un anno di essere distaccato da voi altri. Procurate quindi di venirmi a pigliare e portarmi i panni. Cara consorte, mi raccomando a te e al mio caro fratello Roboano, non mi abbandonate sul fiore di mia vita, che io non vi ho mai abbandonato. Scuserete se qualche volta vi ho offesi con parole, ma il cuore è sempre amoroso con voi altri, tutti quanti. Ricevi tanti saluti e baci dal tuo affezionatissimo consorte Agapito Gherardi, 15 maggio 1910, cartella clinica 1882. Come avete sentito, frequenterete anche il disco ma anche il libro, e vedrete il DVD di Simone. La genesi di questo progetto è data dalla condizione mentale di molta gente. Una condizione mentale che fino a qualche anno fa, e naturalmente qualcuno di voi, forse quelli che di voi hanno qualche anno in più, sapranno dell'esistenza di una legge Vasaglia, fino a qualche anno fa erano relegati in quelli che vengono chiamati manicomi. Faccio così dicendo manicomi, cioè metto le virgolette, perché sulla parola manicomio e su quello che è stato e rappresenta Simone ha costruito tutto, quindi ci può senz'altro raccontare. Sì, dunque io sono partito da uno spettacolo teatrale che si chiama Centro di Igiene Mentale. Tra l'altro la prima data io l'ho fatta proprio qui a Milano al Rolling Stone, e c'avevo pure paura che mi tirassero qualcosa, perché lì è pieno di rocchettari incavolati, no? E invece andò bene, anche se c'era poca gente.
Dopodiché ho continuato a portare questo. C'è Luca Guido in sala da qualche parte, Luca Guido. Luca Guido c'è. Perché? Ah, ecco. Mi piacerebbe fare una bella foto perché me la incornicio. Immortalare questo momento. Una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Grazie. Lanciare queste emozioni gli racconto una barzelletta. Se no, ad esempio, non una barzelletta, questa è una cosa reale che mi è successa proprio al Girifalco, in quel paese dove i matti camminano praticamente per la strada liberamente in mezzo alle persone normali, tanto che tu non riesci a capire qual è quello matto da quello normale. A un certo punto arriva questo da me, mi dice: che mi dai 2 euro? Io l'ho guardato e ho detto: vabbè, forse, chissà, ho preso 2 euro e glieli ho dati, no? Questo, grazie, se n'è andato via. Dopo 10 minuti ritorna da me, ho detto: ecco, mo che vorrà altri 2 euro. E invece è venuto da me e mi fa: ti posso offrire un caffè? Un saluto affettuoso a tutti i violinisti del blog dei violinisti, da un violinista mancato che ama il violino.
Dai, veramente. C'è sempre tempo per imparare. C'è sempre tempo per imparare. E il violino è lo strumento della follia. È giusto.